Dal treno non è facile, eh? Cerchiamo di vedere se riusciamo a fare questa zuppa di porro di oggi perché ci sono un sacco di cose molto interessanti sui giornali che vi voglio segnalare. Oggi molto buono il Corriere della Sera, vi dico la verità perché ci sono le notizie, il 90% delle notizie di oggi le trarrò dal Corriere della Sera e non solo. La notizia fondamentale è che sarebbe stato fatto. Qual è il tema fondamentale? Nasce il colosso dei cantieri navali, la guida all'Italia. Così molti dei grandi giornali italiani parlano dell'accordo tra Fincantieri e Sannazar. È una minchiata, non è così. Non nasce, nasce forse un colosso, un colossino, ma certamente la guida italiana è un po' forte come la stiamo raccontando. Quando si va a vedere cosa è successo nell'incontro tra Gentiloni e Macron, si vede una storia completamente diversa. Sostanzialmente funziona così: che i cantieri un tempo controllati dai coreani, in cui lo Stato francese e i militari francesi avevano una minoranza, bene, Stato francese e militari francesi salgono al 50%. Gli italiani si prendono il 50%, quindi hanno esattamente le stesse azioni dei francesi, ma c'è una piccola clausola che è quella genialata che ha fatto Macron, e si capisce che faceva il banchiere d'affari per Goldman Sachs o per chi per lui prima di fare presidente della Repubblica Francese. Qual è l'accordo che si è inventato Macron, la presa per i fondelli? Che l'1% delle azioni in mano allo Stato francese verrà data agli italiani, così gli italiani avranno il 51%, ma in prestito. Cioè, adesso voi che siete non degli abili finanzieri, secondo voi la guida italiana, e non è finita, è così solida visto che c'è questo prestito francese? Aggiungo, nel consiglio di amministrazione ci sono quattro italiani e quattro francesi. D'accordo, dicono che sarà che il presidente e l'amministratore delegato deve essere italiano, ma gradito ai francesi. Già sono certo che saranno degli italiani che saranno più francesi dei francesi stessi a guidare questa conglomerata tra italiani e francesi. Ma la cosa ancora più bella è che nell'accordo è previsto che i francesi potranno, dopo 2, 4 o 6 o 12 anni, riprendersi indietro il prestito se non saranno soddisfatti della conduzione dell'azienda. Allora, dice Marco, è bello essere proprietario in affitto. Sì, non è tanto bello, ma perché poi le strategie, le grandi, come possiamo dire, scelte, come possono essere fatte sapendo che se sbagli ogni 2, 4, 6 o 12 anni i francesi, non, se non gli piace la tua scelta, si portano a casa il loro pezzo di Saint-Nazaire, di cantieri? Beh, a me sembra una cosa da pazzi. Pigi Battista oggi parla dello Ius Soli, una legge che gli piace. Cioè, lo fa esattamente nello stesso spazio, cioè quello editoriale, il fondo che dovrebbe essere linea del giornale, che aveva preso Galli della Loggia una settimana fa dicendo che lo Ius Soli non si doveva fare. E devo dire che è la polifonia del Corriere della Sera, sicuramente, ma anche un po' di confusione, perché se sono tutti e due i fondi, cioè gli editoriali, si fa casino e non si capisce qual è la linea del giornale. L'ultima cosa, perché starà per cadere la linea, stupendo Stefano Gabbana, che risponde al New York Times: a differenza degli accordi italo-francesi fatti da Gentiloni e da questo governo, Stefano Gabbana risponde come si deve rispondere. Il New York Times dice che l'Italia è provinciale nella moda, che è un paese morto, che la vera moda avviene altro, che siamo un paese di cialtroni, insomma ci prende a calci in faccia il New York Times. E Stefano Gabbana, invece di fare pippa, sapete che cosa fa oggi in un'intervista, ma anche con il suo hashtag su Instagram? Che cosa fa? Gli fa un mazzo così. Dice, l'Italia è ancora l'unico paese in cui si producono dei bottoni alle calzature, alle stoffe, alla sartoria, alle impunture. Tutto si produce in Italia. Siamo i numeri uno, non facciamo tanto gli intellettualini, ma riusciamo a produrre per tutto il mondo. Certo che ci serve il resto del mondo perché cerchiamo di vendere i nostri prodotti, ma siamo ancora i numeri uno. Sentire un grande imprenditore, perché questo resta Stefano e Dolce Gabbana, due grandi imprenditori che non si fanno intimorire dal potentissimo New York Times dei miei stivali, insomma, dà un certo piacere. Anche qui intervista che trovate sul Corriere della Sera di oggi. Lo Stato paga i suoi debiti, mica tanto, 43 miliardi di euro, sempre secondo il Corriere della Sera di oggi, non sono ancora stati pagati su 140 miliardi. Però la cosa che vi voglio far leggere è il commissario dell'Expo.
perché vi faccio leggere una cosa che c'entra poco con i debiti, cioè il commissario dell'Expo, e l'Expo è uno di quegli enti che deve ancora molti soldi, cioè molto in ritardo con i pagamenti, ma io vi voglio leggere un pezzo dell'intervista che vi dovrebbe far saltare sulla sedia. Ci spiega come avvengono queste transazioni, perché il commissario dell'Expo dice: io devo ancora, sì, 100 milioni, una cosa di questo tipo, ma stiamo facendo delle transazioni con i fornitori, cioè non gli sta pagando le fatture, fa un accordo, diciamo, con i fornitori chiede 100, gli dà 80, probabilmente ha qualche motivo giuridico per farlo. Ma cosa dice? Ci spiega come avvengono queste transazioni e dice sul Corriere della Sera, pagina 3, il commissario dell'Expo: prendiamo il caso della cooperativa CMC che aveva vinto il bando per la cosiddetta rimozione delle interferenze. In pratica la preparazione del sito dell'Expo per i lavori veri e propri, aveva vinto questo bando la cooperativa. La base d'asta erano 97 milioni, 97 milioni la base d'asta, va bene? CMC si è aggiudicata il lavoro per 58, cioè la base d'asta era 98, CMC si aggiudica per 58 milioni. Alla fine le richieste extra dell'azienda è stata di 163 milioni, cioè fai l'asta che è 98, la cooperativa la vince a 58, alla fine del lavoro fa richieste extra per 163 milioni, ma ci stanno prendendo per il culo, 163 milioni. E allora il commissario dice: stiamo facendo una transazione perché l'importo finale della transazione si è fermato a 138 milioni. Io queste cose mi fanno impazzire. Tu fai un'asta, 98, la vincono a 53, te ne chiedono 180 e chiudi a 138. Ma questo non è il SUC, questo non è il mercato del pesce, questo è il codice degli appalti, l'Expo della minchia, è come funzionano gli affari in Italia. È una roba pazzesca, pazzesca. Altro che i pagamenti in ritardo in Italia. Sì, ci sono i pagamenti in ritardo in Italia, ma se tu pensi che uno vinca un'asta a ribasso 58 milioni e poi alla fine transerà per 138, c'è qualcosa che non funziona. Come c'è qualcosa che non funziona ovviamente in questa rete sul treno, quindi vi saluto e vi do appuntamento questa sera, eccezionalmente di